Dopo le Universiadi nel 2019, Napoli è pronta per una nuova sfida dal sapore internazionale, diventare capitale europea dello sport nel 2026. A Palazzo San Giacomo la presentazione della candidatura, un riconoscimento che l'Associazione Capitale Europea dello Sport assegna annualmente alle città che sviluppano azioni significative nella diffusione della cultura sportiva, nella convinzione che possa contribuire a migliorare la qualità della vita, l'integrazione e la crescita sociale. Con il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore allo sport Emanuela Ferrante sono intervenuti il presidente regionale CONI Sergio Roncelli e il presidente Ussi Campania Mario Zaccaria. Noi ci prepariamo fin da adesso a sostenere questa candidatura come CONI e come federazioni sportive. Abbiamo presentato oggi un programma di eventi che facciamo nel 2023 e che sono ben più di 36 per convincere la Federazione Internazionale di Bruxelles perché Napoli è in grado di sostenere questa candidatura. La promuove anche perché il ruolo della stampa sportiva, in particolare della stampa in generale, è un ruolo fondamentale in casi come questi, cioè bisogna promuovere l'immagine della città, bisogna lanciare questa manifestazione, questa iniziativa con l'auspicio e la speranza che l'assegnazione sia fatta proprio a Napoli. Attualmente c'è il dubbio se sarà Napoli o Saragozza a dover ricevere questo riconoscimento e quindi il ruolo dei giornalisti è importante. I giornalisti sportivi, ho ribadito anche oggi, che ovviamente partecipano non solo all'organizzazione generale di questo progetto, ma sono pronti a sostenere con tutta la forza che la stampa ha e può avere, a sostenerlo per andare avanti prima, durante e anche dopo la manifestazione, le manifestazioni che si dovranno svolgere nel 2026. Nel corso dell'incontro è stato illustrato il programma di iniziative a sostegno della candidatura, un calendario di appuntamenti che saranno ulteriore occasione di attrazione per il pubblico di turisti e di appassionati. Il sindaco Gaetano Manfredi. Sì, una grande occasione perché ha anche un grande valore simbolico, cioè questo non è solo sport agonistico, significa sport per la città, sport per i cittadini. Da un lato chiaramente c'è una ricaduta d'immagine, la possibilità di portare a Napoli tanti eventi sportivi. Noi stiamo facendo un lavoro per portare a Napoli tanti eventi a livello nazionale e internazionale.